Qual è la tua visione di quella che dovrebbe essere la legge elettorale? Ma guarda, io sono convinto che il ritorno al Mattarellum sarebbe già un passo in avanti strepitoso rispetto a questo schifo indecente del Porcellum. Noi siamo molto affezionati, come sai, nel centro-sinistra, all'idea di avere un doppio turno come quello che c'è nell'elezione dei sindaci, cosiddetto alla francese, perché garantisce una maggiore governabilità e anche una scelta più, come dire, informata, articolata di chi deve guidarla questa maggioranza. Le proporzioni sul doppio turno si chiariscono molto meglio, no? Anche rispetto a un bipolarismo come quello che abbiamo conosciuto finora. Detto questo, la verità è che anche col Porcellum, pensa che eresia sto dicendo, anche col Porcellum si potrebbe fare una cosa straordinaria, cioè far scegliere i parlamentari con le primarie. Io al PD lo sto dicendo dal 2008, mi hanno risposto in vari modi, i più incredibili. In verità, la cessione di sovranità che si chiede alla politica non è nei termini dei contenuti, come dicevo prima, non è il bar dello sport, quello abbiamo già fatto 20 anni di bar dello sport. La cessione di sovranità è rispetto a chi decide che cosa, cioè i cittadini di centrosinistra, soprattutto del PD, elettori del PD, possono scegliere loro chi è il candidato parlamentare di Milano, di Torino, di Napoli, di Palermo, o deve essere uno della corrente giusta che poi scambiamo con quello di Palermo, che però ce ne danno uno a Napoli, che deve essere magari il più fedele del capo, che è, cioè, perché è così che vanno le cose. Allora, per risponderti, il sistema elettorale conta moltissimo, conta però, ed è la mia battaglia quotidiana e molto faticosa ma anche appassionante, la trasformazione della cultura politica anche all'interno del centro-sinistra, che è fatta di ricambio, cioè dopo 3 mandati smetti, vai a casa, apri un agriturismo, ti dedichi agli studi classici, riscopri gli affetti familiari, ti rifai una vita, perché poi bisogna saper smettere, ci sono delle cliniche anche per, no, riabilitare, rieducare le persone ormai compromesse alla politica, e soprattutto aprire un confronto per cui i parlamentari eletti dalle forze politiche siano come i sindaci, perché questo i cittadini informati sanno, conoscono la differenza. Quando si sceglie un sindaco bisogna sceglierne uno rappresentativo, di qualità, straordinariamente popolare nella propria comunità, mentre quando si sceglie i parlamentari fa niente. Ecco, invece i sindaci e i parlamentari dovrebbero assomigliarsi di più, nella mia idea, soprattutto, e finisco in questa grande intemerata, in questo comizio per il rinnovamento. Finisco dicendo che i parlamentari devono essere davvero i membri di un'assemblea costituente, ma non perché è uno slogan, ma perché se vogliamo far ripartire questo paese non dobbiamo fare la mucchiata generalissima che molti chiedono, no? Tutti dentro e poi così decidiamo insieme, non si sa bene che cosa. Deve essere semplicemente che destra e sinistra mandino i migliori che hanno, i migliori anche capaci di costruire tra loro, oltre che un dibattito netto, chiaro e molto comprensibile, anche le giuste alleanze e le giuste mediazioni, insomma, per cambiare le cose. Per fare questo ci vuole uno slancio diverso, non è sufficiente neanche il sistema elettorale, perché sai, col Mattarellum potrebbero andare avanti a sceglierlo in tre lo stesso il candidato che ci ritroviamo a Monza o anzi ad Arcore, diciamo, usiamo come esempio Arcore che funziona sempre. La verità è che ci vuole qualcosa, un passo diverso per la politica in generale. Quali sono i provvedimenti, a tuo avviso, che potrebbero effettivamente permettere in futuro un vero ricambio, di politici? Ma sai, quello che ti dicevo è già abbondantemente sufficiente per cambiarne la metà, nel senso che se tu stabilisci un limite del numero dei mandati, un limite che sia prima di tutto politico, non burocratico, non è il numero di anni, ma è la psicologia, no, della propria presenza nelle cariche pubbliche, se tu stabilisci che ci debba essere un rapporto stretto con i propri, sai, in politica si dice territori, che a me fa troppo ridere, che sono, diciamo, le città, così capiscono anche quelli che stanno dietro a un computer di cosa stiamo parlando. E anche questo è un fatto decisivo, cioè se tu hai un rapporto con i tuoi elettori, questo rapporto è denso, è complicato e va sviluppato come tale, insomma, è anche un politico magari non apertissimo, è costretto ad aprirsi ad una dinamica per cui non parla all'interno del palazzo esclusivamente, ma ha delle relazioni molto più ampie e rappresentative della società italiana. E poi c'è bisogno di fare un'operazione, secondo me,
molto forte sulla parola pubblica, uscire da questi 20 anni in cui si sono contrapposti violenza verbale da una parte e sarcasmo nostro dall'altra, per ritrovare invece un po' di leggerezza nei toni, perché c'è bisogno anche di dare l'idea di un paese di persone normali, insomma, non dei matti da legare che abbiamo visto finora, e però invece molto preciso e pulito sul piano dei contenuti, con un tasso minore di polemica e di gossip, perché non se ne può più, cioè è tutto pruriginoso, è tutto sbilanciato per via delle cose che abbiamo detto in precedenza, e questo passaggio invece deve andare verso un momento in cui la parola sia quella del numero preciso, condiviso, della proposta chiara e anche di quella cultura per cui se fai una legge, se scegli una cosa, ha delle conseguenze che vanno valutate con grande attenzione, con grande precisione nelle loro opportunità e anche nei cambiamenti che inducono. Insomma. Penso soprattutto al fatto che per cambiare la politica bisogna incominciare a rivolgersi ai giovani, non in termini semplicemente elettorali, ma di rappresentanza politica. I giovani sono senza casa, senza lavoro, ormai no, libri, pagine dei giornali, grandi dibattiti collettivi. In verità, nessuno che pensa però di dire loro che cosa farebbe per loro. E secondo me la classe politica, soprattutto quelli più age, più avanti con gli anni, dovrebbero preoccuparsi, non dico di fare i nonni, ma di raccontare questa nuova stagione che riguarda le giovani famiglie italiane e sai che bello, anche una nuova generazione ulteriore, cioè i figli di quelli che hanno 30-40 anni adesso, che do un'informazione straordinaria, continuano a nascere, anche se la politica non se ne rende conto e parla di famiglia con la F maiuscola in modo monumentale, in verità poi il problema è se c'è l'asilo nido, se ci sono i tempi per sostenere una vita sempre più pesante e se ci sono dei redditi che ti consentano di mandare questi bambini a scuola, di fargli fare un corso di inglese, queste cose banali, un po' di piscina, che però un precario non si può permettere, a meno che non ci abbia i nonni, non quelli della politica di cui parlavo, ma i nonni veri che gli danno una mano. Chissà quanto può durare questa storia. Senti, c'è una domanda di Fabio Chiusi, per te, Sì? ed è la seguente: quali sarebbero i punti essenziali della tua agenda digitale per l'Italia? Ma guarda, io su questo non andrei per punti, darei un messaggio a Fabio Chiusi, che è uno dei più attenti osservatori, che è quello di costruire finalmente una sede nella quale si possa ragionare tra fruitori dei contenuti, cioè noi, quelli che stanno davanti in questo momento a una piattaforma digitale, e chi li produce, no? Penso agli autori, anche ai giornalisti poverini che insomma, non, no? Che scrivono delle cose, a cominciare da Fabio Chiusi, e sono pochissimo remunerati e non hanno nessuna tutela. Bisognerebbe creare le condizioni perché invece di parlare della legge bavaglio sui blog si aprisse davvero un elemento di riflessione tra questi due poli e in mezzo con quelli che ci guadagnano, che sono i signori delle grandi reti di comunicazione, delle grandi licenze commerciali e delle grandi concessioni pubbliche, no? Quelli proprietari del servizio telematico. Allora, se si riuscisse a trovare la modalità perché si passi a un dibattito più civile in cui le ragioni degli uni e degli altri si potessero confrontare e il pagamento, il costo di questa discussione fosse sostenuto da chi ci sta guadagnando parecchio, sarebbe secondo me un messaggio straordinario. Questo non è un'osservazione che faccio io, è un'osservazione che fanno gli amici del mondo, ad esempio del cinema, che sono felicissimi di vedere riproposti i loro contributi e contenuti, però vorrebbero capire qual è la soglia, no, di sussistenza da questo punto di vista. E penso, per esempio, a una generazione di operatori della comunicazione del mondo dell'editoria, che è la tua, che è la nostra, insomma, che si trova di fronte ad un dilemma. Cioè, io scrivo delle cose bellissime su un blog e non ha nessun interesse a guadagnarci perché sono già parte della casta, no, e lo faccio perché faccio politica. Il mio blog non è un blog da blogger, ma vuole essere un blog, se è possibile, da politico. Ma quello che ha un blogger che ha un blog che scrive, in cui scrive delle cose molto belle, ragionate, che gli portano magari delle inchieste, no? Pensiamo proprio a persone come Fabio, beh, si chiede anche qual è la dimensione di una remunerazione possibile. Non si dice di diventare milionari, però neanche di arrivare alla fine della settimana, perché il mese ormai non ci arriva più. Diciamo la fine della settimana sarebbe un obiettivo realistico. Per cui ecco, questa è la mia. Più che un'agenda è un approccio che io, se fossi al governo, se fossi ministro ai blog, farei alla rete, seguirei il congresso. E tra l'altro bisognerebbe fare un ministero alla rete.
Questo potrebbe essere la prima, il primo punto dell'agenda digitale di Fabio Chiusi.